Beh, a noi sembra l'ennesimo annuncio di propaganda ai quali ci hanno abituato ormai il presidente Marsilio e l'assessore Verì, perché ci danno addirittura una data in cui consegneranno gli ospedali ai cittadini, cioè il 2026, ma non ci hanno ancora dato la data in cui consegneranno la rete ospedaliera al Ministero, che è un atto propedeutico proprio per autorizzare anche questi ospedali. Dunque, ci sembra evidente che tutti gli atti, gli unici atti che questa giunta riesca a produrre siano degli annunci di propaganda, perché questi ospedali necessitano appunto di una trafila burocratica che è appunto diciamo l'esame, la disamina e l'approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero, e poi necessitano di fondi. Altro dubbio che ci è sorto è il fatto che, nonostante si sia sempre detto che ci siano 400 milioni di euro sul Fondo Nazionale per l'Edilizia Sanitaria destinati agli ospedali abruzzesi, in realtà a oggi di disponibilità di cassa sembrerebbero esserci solo 140 circa milioni di euro. Per cui l'assessore Verì e il presidente Marsilio dovrebbero chiarirci come intendono realmente realizzare questi ospedali e per quale motivo non sia stato ancora fatto nulla, diciamo, nessun atto formale, se non conferenze stampa con slide di propaganda.